Una grande mostra nel settecentenario della morte di Dante Alighieri. Si terrà dal 12 marzo al 14 luglio 2021 nei musei di San Domenico a Forlì, con alcuni capolavori che arriveranno direttamente dagli Uffizi. Frutto di un sodalizio di lunga data tra la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e le Gallerie degli Uffizi, l'esposizione non è solo l'occasione per celebrare l'anniversario dantesco. Nel momento difficile che sta vivendo tutto il pianeta, intende essere anche un simbolo di riscatto e di rinascita non solo del nostro paese, ma del mondo dell'arte e dello spirito di civiltà che essa rappresenta. Il progetto nasce da un'idea di Heike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, e di Gianfranco Brunelli, direttore delle grandi mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Curatori dell'esposizione sono i professori Antonio Paolucci e Fernando Mazzocca. La scelta di Forlì è parte di una strategia complessiva di valorizzazione di un luogo e di un territorio che non costituisce solo un ponte naturale tra la Toscana e l'Emilia-Romagna. Forlì è città dantesca. Qui, lasciata Arezzo, Dante trovò rifugio nell'autunno del 1302, rimanendo per oltre un anno presso gli Ordelaffi, signori ghibellini della città. Il significato dell'affratellamento è Emilia-Romagna-Toscana, un valore importante in questi tempi, anche questo. Sì, beh, stiamo collaborando, lavorando, ogni qualvolta si presenta l'occasione, in questo caso diventa persino facile e naturale per il rapporto che storicamente la vita di Dante e la vita e morte di Dante hanno portato, legando indissolubilmente per sempre le città di Firenze e di Ravenna, e quindi tutto il resto anche dei cammini che in quel percorso si incontrano. È chiaro che queste due città sono più coinvolte di molte altre, però come vediamo oggi ci sono anche altre realtà come Forlì e molte altre realtà del paese che si sentono parte attiva di una ricorrenza che non sarà certamente un fatto formale, rituale, ma sarà un grande momento di rinascita del paese sulla base della cultura, di valorizzazione delle nostre radici, della nostra lingua che è patrimonio vivente, e anche di consapevolezza della forza dell'Italia nel mondo. Per la mostra arriveranno da Firenze, nella città romagnola, il ritratto dell'Alighieri e quello della Farinata degli Uberti di Andrea del Castagno, di solito non visibili in galleria poiché si trovano negli spazi della chiesa di San Pier Scheraggio. Proprio in quello spazio si riuniva il consiglio di cui faceva parte anche Dante. Nell'esposizione forlivese si vedrà anche un altro ritratto del poeta, in questo caso dipinto da Cristofano dell'Altissimo, per la serie commissionata da Cosimo I de' Medici, dedicata agli uomini illustri. Ci sarà la cacciata dal paradiso terrestre di Pontormo e persino un sublime disegno di Michelangelo, che ritrae un dannato nell'inferno della Divina Commedia, oltre a una scelta di pregiatissimi disegni di Federico Zuccari, per l'edizione cinquecentesca illustrata del testo. E poi i personaggi, un busto marmoreo di Virgilio, realizzato dallo scultore settecentesco Carlo Albacini, e una delle più recenti acquisizioni delle Gallerie degli Uffizi, la tela ottocentesca del protoromantico toscano Nicola Monti, intitolata Francesca da Rimini all'Inferno. Avremo, a parte il bellissimo quadro di Nicola Monti dietro le mie spalle, appena acquistato pochi mesi fa, prima del lockdown, il nostro ultimo acquisto, capolavoro del primo Ottocento, che tra l'altro era il modello per il quadro molto più famoso, però secondario, di Ari Scheffer a Parigi, che si è fatto proprio ispirare dal modello di Nicola Monti. A parte dei disegni di Federico Zuccari, c'è anche un disegno di Michelangelo Buonarroti, dell'Anima Dannata, il disegno che tra l'altro si vede molto raramente perché è uno dei più famosi disegni di Michelangelo. Nei mesi scorsi, durante il lockdown, le Gallerie degli Uffizi hanno reso omaggio a Dante Alighieri con una mostra virtuale accolta sul loro sito, Non per fuoco ma per divinarte, organizzata per il 25 di marzo, in occasione del primo Dante D, che come le altre esposizioni online del complesso museale è sempre visitabile all'indirizzo www.uffizi.it/mostre-virtuali/dante.